La scuola sta finendo e adesso? La scuola è finita e ora cominciano i problemi, cioè comincia la vita vera, perché magari io non sono ma non mi sono mai abituato all'idea di poter cominciare una vita senza la scuola. È tutto un punto interrogativo che magari fa un po' paura, oltre un po' a lasciarmi quella nostalgia. Fa quasi paura vedere come sia passato velocemente il tempo. Anche quest'anno scolastico sta finendo e come ogni anno per me, qua appena arriva l'estate, arriva un po' una boccata d'aria fresca perché durante l'estate si è tutti quanti più liberi, non si dipende più da un orario scolastico, non si dipende più da degli impegni di scuola, non si dipende più dai compiti. Appena torneremo a scuola, si spera tra i banchi a settembre, sarà sicuramente un'emozione indescrivibile perché ci sono molti ragazzi che pensano, anche se non ammettono, che la scuola gli è mancata anche un minimo. Gli è mancato un confronto con i professori, anche dal punto di vista negativo, gli è mancato un contatto con i propri compagni. La prima cosa che mi viene in mente è ovviamente che è stato un anno fuori dal comune. Non mi sarei mai aspettata una cosa così, di fare lezioni online, attaccati allo schermo, senza vedere di presenza i professori o i compagni. Però secondo me è stato qualcosa che ci ha aiutati a crescere, perché secondo me ci ha aiutati comunque a reagire alle cose inaspettate che accadono nella vita come questa.